Questa idea e questo corso nasce da un'esperienza e da un'idea. L'esperienza è quella dell'insegnamento al liceo e all'università e quindi la verifica quotidiana delle cose che un po' abbiamo sentito e invece l'idea è che fosse necessario tornare a mettere di nuovo al centro della riflessione lo scopo dello studio, cioè la conoscenza. Lo studio è uno strumento, è solo uno strumento, anche se per anni invece è stato declinato in qualche modo o come fine a se stesso o come fine a un possibile lavoro, a una possibile riuscita nella vita e quant'altro. In realtà dovrebbe tornare ad essere quello che è sempre stato, cioè uno strumento per conoscere. Uno strumento per rispondere alle domande che ciascuno di noi ha. D'altro canto, se Aristotele, per primo, sosteneva che la filosofia nasceva dalla meraviglia, e quindi non nasceva dalla voglia di studiare, ma dalla voglia di conoscere, no? E che faceva superare anche le difficoltà dello studio, in questo modo, forse cambiando la prospettiva, era possibile riuscire ad elaborare un metodo diverso. Lo slogan iniziale è sintetico, che ci ha portato a elaborare tecnicamente poi questo corso base, e cioè che se studiare piace a pochi, conoscere piace a tutti, no? Si può voler conoscere per mille ragioni. Un ragazzo a 15-16 anni può non sapere di aver voglia di conoscere, sicuramente sa che spesso non conoscere è qualcosa che lo limita rispetto agli altri. Quindi lo studio deve in primo luogo partire da quelli che sono i talenti e le capacità dei ragazzi. Deve essere in questo modo personalizzato. Noi abbiamo elaborato tre tipologie di corsi per ragazzi. Questo che vedete è il corso base e il corso intensivo. Corso base e corso intensivo si differenziano solamente per il numero degli incontri e la durata. Quello intensivo invece ha una quello estivo invece ha una parte, come dire, multimediale e tecnologica più spiccata rispetto agli altri, più approfondita, e poi una serie di corsi individuali. Noi abbiamo cominciato tecnicamente a fare questi corsi, cioè dopo averli studiati, dopo averli messi a punto, abbiamo cominciato a farli. Abbiamo cominciato a fare lo scorso anno a Bologna e hanno avuto un successo immediato. Hanno avuto un successo immediato non solamente perché i ragazzi e le famiglie hanno iscritto i ragazzi a questi corsi, ma anche perché questi corsi hanno raggiunto l'obiettivo che si erano proposti. Cioè i ragazzi che hanno frequentato il corso hanno visto cambiare in alcuni casi radicalmente i loro risultati scolastici, ma soprattutto hanno cambiato il loro rapporto con lo studio. Da un punto di vista tecnico, nel corso base per ragazzi, in ogni lezione i ragazzi imparano una tecnica. Quindi in ogni lezione hanno uno strumento in più per studiare. Tipicamente nella prima lezione imparano a leggere in maniera diversa. Mi parlano le tipologie di lettura che stanno alla base della memorizzazione, della comprensione, quindi della memorizzazione. Imparano a prendere appunti, imparano a prendere appunti in maniera diversa rispetto a seconda delle materie. Nella terza imparano a riconoscere le parole chiave, nella quarta imparano la differenza tra attenzione e concentrazione. Nella quinta, ve lo elencate come secondo, lo elencate nella corso intensivo, quindi 5 incontri. Nella quinta imparano a parlare in pubblico, imparano a dominare l'ansia, lo stress dell'interrogazione e imparano la gestione del tempo. Le imparano praticamente, nel senso che a lezione non esiste nel nostro corso, e chi farà il formatore del nostro corso imparerà che non esiste la lezione frontale. Esistono una serie di tecniche con cui si cattura l'attenzione dei ragazzi,
che vanno dall'uso delle clip video fino all'uso di, fino alle simulazioni in aula, fino agli esercizi cronometrati, alle prove simulate di interrogazione che vengono registrate, poi vengono riviste, vengono analizzate. E quindi non esiste la versione frontale, esiste invece un continuo rapporto anche con la rete, cioè i ragazzi imparano a utilizzarla, imparano che in primo luogo lo strumento, quindi come si usa a scuola, che cos'è per esempio una consultazione immediata, qualcosa che possono fare direttamente sul cellulare, sul telefono, sullo smartphone. Imparano a distinguere al volo quali sono i siti attendibili o meno, quindi non perdono tempo alla ricerca o nell'esame di informazioni che provengono da siti non attendibili e soprattutto fanno degli esercizi. Fanno degli esercizi che sono strutturati rispetto a quelle che sono le loro particolarità, per esempio quello che molti ragazzi non sanno, molti adulti non sanno, è che tipo di memoria hanno. Ci sono varie tipologie di memoria, quella, non so, quella uditiva, quella iconica, quella visiva, quella motoria, e ciascuno di noi ha una memoria particolare che deve essere quella sviluppata per lo studio. Ci sono varie tipologie di fronte alla comunicazione. I ragazzi entrano all'interno di una serie di canoni di comunicazione che loro per primi non sono in grado di decifrare. Molti insegnanti, in qualche modo queste cose le imparano con l'esperienza in aula, quindi sanno come spiegare la loro disciplina, sanno come spiegarla in una maniera diversa, sanno fare esempi diversi a seconda della classe che si trovano di fronte, ne capiscono il livello, ma non si può neanche pensare che chi va in aula per, che so, spiegare matematica o spiegare filosofia utilizzi il suo tempo per spiegare come si studia la matematica o come si studia la filosofia.